Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi voglio inaugurare, tra virgolette, una rubrica sulle letture brevi. Ho deciso di portarvi ogni mese, facciamo, non lo so, non ho ancora deciso, però vediamo come evolve, se vi piacerà anche, un video su quattro letture brevi, così da consigliarvi qualcosa e magari voi nei commenti suggerirmi qualcosa da leggere, così poi potrò continuare. Intanto vi dico subito, a me i libri brevi piacciono moltissimo perché mi fanno capire se uno scrittore è bravo ad esporre i temi e a concludere una storia in poche pagine e apprezzo molto gli scrittori che riescono a farlo. Perciò, non indugiamo in chiacchiere, cominciamo subito con il primo libro. Stacco. Suora Nana che fuma. Stacco. Il primo libro di cui oggi vi parlerò è Chesil Beach di Ian McEwan. Allora, intanto sicuramente conoscerete tutti quanti lo scrittore, perciò non credo abbia bisogno di presentazioni. Questo libro non credo sia molto conosciuto, anche perché non ne ho mai sentito effettivamente parlare. Io l'ho per caso scovato nella libreria a casa del mio ragazzo e me lo sono preso. Questo libricino ha 140 pagine circa, penso che tutti i libri che vi presenterò saranno sotto le 200 pagine, così appunto da essere considerati delle letture brevi. E narra la storia di due giovani che nel 1962 decidono di sposarsi, però nessuno dei due conosce a fondo l'altro e entrambi hanno una visione della vita matrimoniale un po' distorta da quello che effettivamente è, perché prima vivevano in quella bolla che era il fidanzamento e non avevano effettivamente il contatto tra di loro soli, non riuscivano mai ad avere un momento soli, anche perché pensate com'era nel 1962. E tutta la storia, appunto, la maggior parte del libro parla della loro luna di miele e di come le cose, sia dal punto di vista di uno, sia dal punto di vista dell'altro, non siano come se l'aspettavano. Diciamo che non vi consiglio di leggerlo se avete problemi di coppia perché potrebbe scoppiare. No, scherzo. Comunque, fa piuttosto tanto riflettere anche sul come vediamo la persona che di solito ci sta accanto. Mi è piaciuto moltissimo ed era come se fossi stata lì assieme a loro durante la loro luna di miele e se avessi visto le crepe ingrandirsi sempre di più, facendo crollare proprio tutto quanto. Mi ha commosso e mi ha lasciato veramente un po' con l'amaro in bocca perché ci mette abbastanza di fronte la dura vita, la realtà della vita di coppia. E quindi ve lo consiglio veramente molto, anche perché è una lettura molto molto veloce, molto molto breve. Io l'ho letto in qualche giorno perché veramente vi tiene incollati, vi tiene veramente incollati alle pagine. Volete sapere come va a finire e che cosa succederà nella pagina dopo? I personaggi sono delineati molto molto bene, infatti McEwan sa quello che fa, mi piace molto come scrittore, perciò questo è super super consigliato. La mia edizione è edita da Einaudi in copertina rigida e costa 16 euro. Secondo libro di cui vi parlo è un piccolo saggio di Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, nemmeno questo credo abbia bisogno di presentazioni, anche perché è stato abbastanza un caso editoriale anche l'anno scorso. Parla a uno spettatore, anche se non sa assolutamente niente di fisica, parla in maniera semplice e comprensibile a tutti. È molto interessante anche perché non parla solo di fisica, ma fa delle riflessioni attraverso la fisica sul mondo moderno e sul che cosa ci aspetta al futuro. È molto molto interessante, è molto molto breve, anche questo ha a meno di 100 pagine, a 90 pagine circa. È edito da Adelphi al prezzo di 10 euro e è diviso appunto in 7 capitoli, che sono 7 piccole lezioncine di fisica. Ma non vi verranno poste delle formule solo a volte, ma saranno usate per farvi comprendere che cos'è effettivamente la fisica e apprezzarla, cosa che io non sono mai riuscita a fare e questo libro mi ha un pochino introdotta e mi ha fatto apprezzare un pochino di più che cos'è effettivamente la fisica e tutto lo studio che c'è dietro. E anche il come a volte sia più filosofia che fisica, perché veramente fa dei discorsi che
non sembrano nemmeno pronunciati da un fisico. È molto molto bello ed è anche molto interessante per una persona che vuole, diciamo, aggiornarsi o avere una minima idea su che cos'è la fisica moderna e sullo studio che viene fatto. Questo libro mi ha dato degli spunti per farmela piacere, diciamo. Perciò ve lo consiglio anche questo. Pensavo in questi video di inserire sempre magari un piccolo saggio o qualcosa di al di fuori dei romanzi, della narrativa, e sia utile anche, oltre appunto a leggere delle storie, anche magari avere un punto di vista di una persona sul mondo moderno oppure appunto un saggio su un argomento specifico. Spero vi possa interessare come cosa e spero vi possa anche piacere. Terzo libro di cui vi parlo è Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra di Roald Dahl. Roald Dahl lo conosciamo tutti, è stato uno dei miei scrittori preferiti quando ero bambina, nonché il primo di cui ho effettivamente ricordo di aver letto qualcosa. Presumo che sia stato Matilda il primo libro che ho letto suo. Me ne sono follemente innamorata e quando ho scoperto che aveva scritto anche, diciamo, un libro non propriamente per bambini ma per adulti, me lo sono comprato. Questo è edito da Guanda al prezzo di 6,50€. Non so nemmeno se esista più questa edizione perché l'ho presa da libraccio tempo fa. Il libro è diviso in due parti. La prima si intitola appunto Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra e la seconda invece Lo scrittore automatico. Il primo racconto parla appunto di un libraio di libri antichi che imbroglia, tra virgolette, la nobiltà inglese e anche la borghesia, diciamo che cerca di imbrogliare le persone molto molto ricche in un modo piuttosto ridicolo. Non ve lo dico perché è proprio il clou del racconto. È un raccontino molto molto breve però piuttosto divertente e anche molto molto simpatico, perché si riesce a capire che cosa farebbe una persona pur di evitare lo scandalo, e mi ha piuttosto divertito. Invece il secondo racconto, Lo scrittore automatico, è un po' più inquietante. Il secondo racconto contenuto in questo libro è Lo scrittore automatico. Lo scrittore automatico, appunto, come si potrebbe capire dal titolo, parla dell'automatizzare la scrittura. Infatti, i protagonisti di questo racconto sono un giovane inventore e il suo capo. Il suo capo è un editore, ha già contatti con scrittori famosi, con giornalisti e quant'altro. Infatti, quello a cui vogliono arrivare è creare una macchina che sostituisca gli scrittori reali. Appunto, lo scopo di questa macchina è creare, scrivere romanzi, novelle, articoli di giornale al posto di una persona reale. Perciò automatizzare completamente anche questo aspetto che è la creatività e l'inventiva di una persona, facendolo fare completamente a una macchina. E questo a me ha inquietato tantissimo, soprattutto con l'avanzamento della tecnologia odierna, il modo in cui il tutto viene fatto svolgere alle macchine, l'intelligenza artificiale e tutto quanto. A me questa cosa non piace molto e quindi mi inquieta moltissimo. Leggere queste righe, che non sono proprio state scritte in questi ultimi anni, ma moltissimi anni fa, mi fa ancora più paura, perché appunto c'era già questa cosa dell'automatizzare il tutto, il togliere il lavoro alle persone e soprattutto il togliere la creatività. Il finale del libro fa riflettere moltissimo sul controllo che questo inventore e questo suo capo sono riusciti ad avere sull'editoria in sé, sugli scrittori, sui grandi scrittori, su tutti praticamente, quelli che scrivono. Il finale mi ha abbastanza sconvolto perché da un punto di vista in terza persona, quindi un narratore esterno, un narratore che segue gli eventi, si passa ad un punto di vista in prima persona, al punto di vista di questo scrittore che non ce la fa più perché nessuno compra i suoi lavori, perché tutti comprano quelli stampati e scritti da appunto questa macchina che si chiama Lo scrittore automatico. Il finale finale, proprio le righe che Roald Dahl scrive, mi hanno fatta riflettere molto. Ve lo consiglio tantissimo perché è un libro che mi è piaciuto molto, diciamo non così tanto Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, anche perché è una storia abbastanza più leggera, ma il secondo racconto è veramente una storia, non dico pesante, però che fa riflettere molto. Ve lo consiglio vivamente, recuperatelo perché ne vale la pena.
Ultimo libro di cui vi parlo, che per mia sfortuna non ho perché ho preso in biblioteca, è La sovrana lettrice di Alan Bennett. Questo piccolo piccolo libricino non so quante pagine abbia perché non ce l'ho sotto mano, no, non me lo ricordo, però anche quello è stata una lettura molto breve e molto divertente. Presumo che la conosciate tutti perché è un libro piuttosto famoso. Più o meno a maggio avevo assistito a una lettura di questo libro nel mio paese, era venuto un attore a leggere il libro, mi aveva colpito molto. Chiaramente non l'aveva letto tutto perché altrimenti ci avrebbe messo un pochino più di un'oretta e mezza. E quindi ho deciso di recuperarlo e leggerlo. La storia presumo che la conosciate, è semplicemente la sovrana d'Inghilterra. Alan Bennett si immagina che la regina Elisabetta riscopra la lettura in età adulta, diciamo in età avanzata, e riscopra la lettura attraverso una biblioteca errante e la sovrana si immerge sempre di più nella lettura, e la sovrana riflette sul leggere, sul come leggere, su come avrebbe vissuto la sua vita se avesse cominciato a leggere prima. C'è una frase che mi ha colpito moltissimo del libro, che è stata: la lettura è come un muscolo che va allenato e reso sempre migliore. Non me la ricordo benissimo, però insomma il senso della frase è che appunto la lettura è come se fosse un muscolo, che più lo si allena, meglio lo si impara a usare. Mi ha colpito veramente moltissimo questa frase. E tutto il libro appunto ruota attorno alla lettura, alla sovrana che riscopre la lettura e a come tutto il mondo che è attorno a lei, quindi i consiglieri, il suo marito stesso, la trovino una cosa un po' strana e cercano tutti di non farla leggere perché vedono che è distratta, non è più troppo attenta, non è più molto interessata e molto euforica degli eventi mondani che le propongono, anche perché lei si rende conto che alla fin fine non sono delle cose così importanti. E tutta la storia appunto ruota attorno al come lei scopre la lettura. Alla fine del libro però c'è una svolta, diciamo, lei non legge più, capisce che potrebbe, diciamo, cominciare a scrivere, invece che leggere solo storie, scrivere di suo pugno. E i suoi consiglieri presumono che voglia scrivere una specie di biografia della sua vita, ma lei non vuole. E durante, appunto, nella parte finale, è tutta la scena è tutta durante il suo compleanno e appunto lei comunica le sue decisioni a tutta la platea. Tutti i consiglieri e tutte le persone che partecipano appunto a questo suo compleanno non sono molto entusiasti, anzi risultano piuttosto scioccati dal fatto che lei voglia scrivere e che glielo vada a comunicare. Il finale fa da una parte ridere e dall'altra parte ci lascia come senza parole. Non ve lo dico perché andatevelo a leggere, anche questo è veramente un bellissimo libro. Molto breve, però comunque a me ha fatto ridere, mi ha divertito e mi ha fatto riflettere anche molto. Mi è piaciuta molto la scrittura di Alan Bennett, perciò presumo che più avanti recupererò altri suoi titoli, perché mi hanno detto tutti che, insomma, è piuttosto bravo. E con questo libro me l'ha dimostrato. Questo era l'ultimo libro di cui vi parlo. Se il video vi è piaciuto e vi può interessare come rubrica, lasciate un mi piace qui sotto. Fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi titoli, altri titoli brevi da consigliarmi, oppure semplicemente che cosa ne pensate dei libri di cui vi ho parlato. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!